Ciao a tutti, nuovo video del Pippatore in America. Non so se si capisce, sono tornato a New York. In realtà avrei preferito girare questo video in un posto un po' più, come si può dire, simbolico, riconoscibile, ma in realtà sono arrivato da meno di 12 ore, quindi così non me la sono ancora sentita di andare a Times Square o giù di lì. Però mi ero ripromesso di postare come primo video al mio ritorno questa così visita al terzo tabaccaio di Manhattan, Barclay Rex, che in realtà avevo filmato più di un anno e mezzo fa e che poi per un motivo o per un altro era sempre stato posticipato e poi non aveva senso metterlo durante la pandemia mentre ero in Italia. Quindi adesso, così come simbolo per il ritorno a New York, vi mostro questa tabaccheria. Vedrete sicuramente una New York un po' diversa da quella attuale. La vedremo insieme nelle prossime settimane quando inizierò un po' a esplorarla e a parlarvi di tabacchi americani. Nel frattempo, buona visione, ci sentiamo molto presto. Ciao a tutti, sì, lo so che dovrei comprarmi una gimbal, però questo è un canale che non è monetizzato e quindi non ho al momento possibilità di permettermi una gimbal, ci sto pensando. Comunque, quello che mi sono lasciato da poco alle spalle è Wall Street. Sto camminando su Wall Street e sto andando giù verso Pearl Street, quindi sono in quello che si chiama Financial District, ovvero il distretto finanziario. La parte più a sud di Manhattan, la punta più a sud di Manhattan, dove c'è la borsa, appunto, Wall Street alle mie spalle, un po' qui vicino c'è anche la famosa Statua del Toro, sempre dietro di me, qui non si vede da qui, però c'è anche il famoso memoriale dell'11 settembre e il nuovo World Trade Center, che è un'altra Freedom Tower, si chiama, ecco. Questa parte di Manhattan è la parte più antica della città, ed è anche quella che è un po' un dedalo di strade. Io adesso sto andando qui su Pearl Street perché sto andando da Barclay Rex, che è l'ultimo tabaccaio che mi mancava di questa serie di tabaccherie a New York. E in realtà quello che ho lasciato per ultimo è la tabaccheria più vecchia della città, perché è stata fondata nel 1910, quindi stiamo parlando di più di 110 anni fa. Quella attuale non è la sede storica, l'hanno aperto un po' più a nord, all'incrocio fra la Barclay Street e la Church Street, il nome viene da Barclay della strada e Rex, non so se era soprannome di qualcuno. Pensate che quando ha aperto nel 1910 era una tabaccheria di esclusivamente pipe e tabacchi da pipa. Le sigari hanno iniziato ad essere aggiunti alla metà del Novecento, quindi negli anni 50-60, poi ovviamente è stata una crescita costante e come vedrete se mi fanno entrare a filmare alla fine della fiera è ormai la parte predominante della tabaccheria come di tutte le tabaccherie di New York, ma questo l'ho già detto varie volte e l'avete visto sia in Davidoff che da Nat Sherman. Va bene che Davidoff è una marca di sigari, però siamo capiti. Allora adesso lo faccio vedere perché siamo qui di fronte. Un'altra cosa che volevo dire è che nel corso di questo secolo sono arrivati ad avere 3 punti vendita, quindi oltre a quello storico ne avevano aperti altri 2 verso Midtown, uno dei più famosi era alla 42esima strada di fronte Grand Central, veramente a 2 passi da Nat Sherman, e ha chiuso nel 2016. Io ho avuto modo di visitarlo prima che chiudesse, ero appena arrivato qui a New York, perché sono qui di fronte, scusate. Ho avuto modo di visitarlo, stavano dando un po' tutto via, ma non era niente di che. La sede attuale è stata aperta all'inizio degli anni 2000 e poi è stata di recente restaurata ed è molto interessante perché su 2 piani ha un bellissimo umidor molto grande
e al piano superiore ogni tanto fanno anche degli eventi, se non sbaglio fanno anche un evento dedicato alla pipa una volta l'anno, questo me l'hanno detto i miei amici della Brooklyn Pipe Society. Comunque adesso vedo se mi fanno filmare dentro e vi faccio vedere, c'è una piccola sezione per la pipa e anche delle pipe usate. Dai, proviamo. Nel frattempo ve la faccio vedere, siamo qui a Pearl Street, nell'incrocio con questa stradina che è a Nover Street. Se continuate qua dritti dovreste arrivare facilmente al famoso toro. E quindi siamo qua. E questo qui, Barclay Rex, è questa piccola casa, non so come definirla. E i primi due piani, piano terra e piano primo, sono occupati dalla tabaccheria. Aspettate, adesso vi faccio vedere anche la vetrina. Ecco qui. Quindi è molto bella, c'è anche un lounge dove si può tranquillamente entrare e fumare, ma questo c'è sia da Sherman che da Davidoff. Come potete vedere, l'attenzione è tutta sui sigari. Ah, ecco, qui c'è qualcosa sulla pipa. No, no. Ah, questo mi fa piacere. Vediamo se riesco a zoomare. Ecco qui. Quindi qualcosina. McBaren ed escudo e delle pipette. Dai, proviamo a vedere se mi fanno filmare Qui dentro. ingresso, sono stati molto gentili da farmi filmare. Come vedete, una bella tabaccheria spaziosa, qui l'umido e qui giù c'è la parte con le pipe. Qui sulla sinistra potete vedere i loro tabacchi sfusi, alcune pipe e qui i tabacchi da pipa, che comunque è un sortimento decente anche se non ci sono praticamente tabacchi americani, solo europei, McBaren, Esoterica, Balcan Sobranie, così via stranamente, quindi non ci sono Cornell Deal o Peace. Questi sono tabacchi nuovi, questi sono già pre-impacchettati, qui potete tranquillamente annusare e farvi sul prezzo. Qui, a differenza di altri, questo è l'umido che vi dicevo, molto molto grande, bello, e qui giù tutta la parte di pipe usate, anche se insomma non, vedete, tipo questa non è che sia proprio proprio messa bene. Comunque, almeno se cercate potete trovare qualche occasione, forse. Dai, andiamo via. Ah, qui sulla teca c'è anche una collezione di pipe di schiuma. Ah, una cosa interessante sono, vabbè, sotto c'è il lounge e qui ci sono le loro pipe. Queste sono pipe molto vecchie dei Barley Racks, loro dicono che sono state fatte negli anni 40-50, non saprei. Insomma, eccoci qui. Io ho fatto un pochetto di spesa, ho comprato dei loro tabacchi sfusi, niente di che, il loro Barclay Slice, che è un flake di Virginia molto leggero, niente di che, e poi mi ha fatto annusare un tabacco chiamato Vincent, che è una M, sembrava molto carina, molto rotonda dall'odore, quindi non sentiva il classico odore di latakia chimico. Poi ho detto, boh, fammelo assaggiare. In realtà niente di che, non ho preso gli Esoterica o i Balcan Sobranie perché uno ce li ho e due comunque qui costano tanto, siamo a New York e questo anzi, credo, non so per quale ragione, i prezzi sono più alti degli altri, quindi venivano circa 27 dollari ciascuno più le tasse, quindi insomma è tanto. E basta, vi ringrazio ancora per avermi fatto entrare e fatto filmare, come avete visto è una bella tabaccheria, ma di nuovo ormai i sigari la fanno da padrone. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Di nuovo, se siete a New York, tutte e tre le tabaccherie che vi ho mostrato sono nei posti normalmente chiave del giro turistico. Davidoff e Sherman sono a Midtown, sulla quinta strada, vicino alla quinta strada. Qui siamo al Financial District, quindi a sud. Anche qui normalmente si viene a vedere Wall Street, si viene a vedere il memoriale dell'11 settembre, e quindi è veramente a 3 minuti da qualunque cosa, quindi potete venire a fare un giro. Spero vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima e cercherò di farvi vedere altre tabaccherie quando mi capita. Ciao!